Alla fine di ogni grande anno, chiamato da Aristotele, che seguiva Censorino, il più grande, e che consiste di 6 sar, il nostro pianeta è soggetto ad una completa rivoluzione fisica. I climi polare ed equatoriale cambiano gradatamente di posto, il primo muovendo lentamente verso la linea equatoriale e la zona tropicale, sostituisce con la loro esuberante vegetazione e la straripante vita animale i deserti ghiacciati dei poli. Questo cambiamento di clima è necessariamente accompagnato da cataclismi, terremoti ed altre convulsioni cosmiche. Poiché il fondo dell'oceano viene spostato, alla fine di ogni decamillennio e circa un Neros, avviene un diluvio semi-universale, come quello leggendario di Noè. Questo anno era detto eliacale dai greci, ma nessuno fuori del santuario sapeva qualche cosa di certo sulla durata o sui suoi particolari. L'inverno di quest'anno fu detto il cataclisma del diluvio, l'estate la ecpirosi. La tradizione popolare insegna che in queste stagioni alternate il mondo fu di volta in volta arso e inondato. Questo almeno è ciò che apprendiamo dai frammenti astronomici di Censorino e di Seneca. I commentatori erano così incerti circa la lunghezza di questo anno che nessuno si avvicinò alla verità eccetto Erodoto e Lino, che gli attribuirono il primo 10.800 anni e il secondo 13.984 anni. Secondo le affermazioni dei sacerdoti, confermate da Eupolemo, la città di Babilonia deve la sua fondazione a coloro che furono salvati dalla catastrofe del diluvio. Essi erano i giganti e costruirono la torre di cui parla la storia. Questi giganti, che erano grandi astrologhi e avevano ricevuto dai loro padri, i figli di Dio, ogni istruzione pertinente alle cose segrete, istruirono a loro volta i sacerdoti e lasciarono nei templi tutti i racconti del cataclisma periodico di cui erano stati testimoni. Così, i sommi sacerdoti vennero a conoscenza dei grandi anni. Se inoltre ricordiamo che Platone, nel Timeo, parla di un vecchio sacerdote egiziano che rimproverò Solone perché ignorava che vi erano già stati parecchi diluvi, come il grande diluvio di Ogige, possiamo facilmente capire che questa credenza dell'Eliaco era una dottrina propria dei sacerdoti iniziati di tutto il mondo. I Neros, i Vriaspati o i periodi chiamati Yugas o Kalpa sono problemi vitali da risolvere. I Satya Yuga e i cicli buddisti della cronologia mozzerebbero il fiato ad un matematico per la sfilata delle cifre. Il Mahakalpa abbraccia un numero infinito di periodi che risalgono molto addietro nell'età antidiluviane. Il loro sistema comprende un Kalpa o grande periodo di 4 miliardi 320 milioni di anni, che viene diviso in 4 yuga minori, come segue. Primo, il Datya Yuga, 1.728.000 anni. Il secondo, Tretya Yuga, 1.296.000 anni. Il terzo, Dvapa Yuga, 864.000 anni. Il quarto, Kali Yuga, 432.000 anni. Il totale sono 4.000.000
320.000 anni, che costituiscono un'età divina o Mahayuga. 71 Mahayuga fanno 306.720.000 anni, a cui si aggiunge un Sandhi, o il tempo in cui il giorno e la notte confinano, il mattino e il crepuscolo, uguale ad un Satya Yuga, 1.728.000 anni. Il tutto forma un Manvantara di 308.448.000 anni. 14 Manvantara sono 4.318.272.000 anni, ai quali bisogna aggiungere un Sandhi per cominciare il Kalpa. 1.728.000 anni, facendo il Kalpa o un grande periodo di 4.320.000.000 di anni. Poiché ora siamo solo nel Kali Yuga della 28esima età del settimo Manvantara di 308.448.000 anni, abbiamo dinanzi a noi tempo sufficiente per raggiungere anche la metà del tempo concesso al mondo. Queste cifre non sono fantastiche, ma fondate su positivi calcoli astronomici che è stato dimostrato da Davis. Molti scienziati, fra cui Higgins, nonostante le loro ricerche, sono rimasti totalmente perplessi di fronte al decidere quale di questi fosse il ciclo segreto. Bunsen ha dimostrato che i sacerdoti egiziani che fecero le notazioni cicliche le tennero sempre nel più profondo mistero. Forse la loro difficoltà sorse dal fatto che i calcoli degli antichi si applicavano ugualmente al progresso spirituale dell'umanità e a quello fisico. Non sarà difficile capire la stretta corrispondenza stabilita dagli antichi fra i cicli della natura e quelli del genere umano, se ricordiamo la loro credenza nelle costanti e onnipotenti influenze dei pianeti sulle vicende dell'umanità. Higgins crede giustamente che il ciclo del sistema indiano di 432.000 anni sia la vera chiave del ciclo segreto, ma il suo fallimento nel tentare di decifrarlo è evidente, perché appartenendo al mistero della creazione, questo ciclo era il più inviolabile di tutti. Esso fu riprodotto in cifre simboliche solo nel libro dei numeri caldeo, il cui originale, se esiste, non si può certo trovare nelle biblioteche, in quanto costituiva uno dei più antichi libri di Ermete, il cui numero è oggi indeterminato. Con il calcolo del periodo segreto dei grandi Neros dei Kalpa Hindu, alcuni cabalisti, matematici e archeologi che non sapevano nulla dei calcoli segreti cambiarono il numero di 21.000 in quello di 24.000 per la durata del grande anno, perché considerarono l'ultimo periodo di 6.000 anni applicato solo ai rinnovamenti del nostro globo. Higgins ne dà una spiegazione. Nell'antichità si pensava che la precessione degli equinozi avvenisse solo ogni 2000 anni invece che 2160 nel segno, e così si avrebbe, per la durata del grande anno, 4 volte 6000, ossia 24.000 anni. Egli dice che di qui deriverebbero i loro cicli immensamente lunghi, perché avverrebbe la stessa cosa col grande anno come con l'anno comune. Così il grande anno avrebbe percorso un cerchio immenso prima di tornare al suo punto di partenza.
Dunque, egli spiega i 24.000 anni nel modo seguente. Se l'angolo che il piano dell'ellittica fa con il piano dell'equatore fosse diminuito gradualmente e regolarmente, come si supponeva fino ai tempi recenti, i due piani sarebbero venuti a coincidere in circa 10 età, ossia 6.000 anni. In altre 10 età, 6.000 anni, il Sole si sarebbe trovato relativamente nell'emisfero sud, come è adesso rispetto all'emisfero nord. Dopo altri 10 età, 6.000 anni, si sarebbe trovato dove è ora, dopo un periodo di 24 o 25.000 anni in tutto. Quando il Sole fosse giunto all'equatore, le 10 età di 6.000 anni sarebbero finite e il mondo verrebbe distrutto dal fuoco. Arrivato al punto sud, verrebbe distrutto dall'acqua. E così verrebbe distrutto ogni 6.000 anni, o 10 Neros.